Il piccolo Emma ha inviato Botan da Yusuke Urameshi. Quello che vuole chiedergli è di indagare su alcune misteriose concentrazioni di energia nel mondo degli uomini. Ma prima ancora che Botan riesca a informarlo, Yusuke viene affrontato da tre studenti sconosciuti che si presentano come umani non del solito tipo e che riescono senza difficoltà a rapirlo. Cosa diamine potrà essere accaduto al povero Yusuke? Scatta la trappola! Questa sera, alle 11 in punto, vi aspettiamo alla casa delle quattro dimensioni. Portate con voi tutti quelli che volete, ma Kuwabara, Hiei e Kurama dovranno essere presenti. Se non rispetterete queste condizioni, non possiamo garantirvi che il vostro amico Yusuke avrà salva la vita. Ma che vuol dire? Allora l'hanno rapito sul serio? Sì, ma come ci sono riusciti? Non riesco a capire. A quanto sembra, i rapitori conoscono anche Hiei e Kurama. Se sono stati capaci di rapire uno tosto come Urameshi, si tratta di gente pericolosa. Penso che dovremmo avvertire immediatamente Kurama. Sai dove trovarlo? Sì, certo. La sua scuola è a due fermate di metropolitana da qui. Allora andiamo. Pooh, aspettaci a casa. Per oggi le attività didattiche sono terminate. Siete pregati di lasciare l'edificio scolastico. Ti prego, Minamino. Fa tu il presidente del club. Te lo chiedo per favore, ti scongiuro. Non posso, io sono solamente al secondo anno. È una grossa responsabilità. No, ma non dire sciocchezze. Sei la nostra unica speranza per salvare questo club di biologia. Hai i voti più alti di tutta la scuola e poi sei popolare tra le ragazze. Tu puoi ottenere dei fondi dal consiglio scolastico, ti prego. Per favore. Non insistete, non posso proprio. Mi spiace molto. No, aspetta. Finché non mi dici di sì, non mi muovo. Scordati di uscire da questa classe. Accidenti, che noioso. Kurama! Conosco questa voce. Dove sei? Vieni fuori, ti devo parlare! Ti hai sentito, Kurama? Forse dovresti abbassare un pochino la voce. Ah, se abbasso la voce, come fa a sentirmi? Allora, vuoi uscire o no? Kurama! Minamino, te lo chiedo per favore, ti prego, dimmi di sì. Adesso non è il momento, ne parliamo poi. Ti scongiuro, Minamino! Kurama! Ah! Ecco dov'eri, ti ho cercato dappertutto. Oh, poverino. Quello chi è? Non l'ho mai visto qui. Perché ti chiama Kurama? Chi? Che cosa? Ah, ecco, Kurama è soltanto un soprannome. Dico bene, Kuwabara? Eh? Non chiamarmi così. Per loro sono Minamino. Ah, non lo sapevo. Perché siete qui? Che cosa volete? Ah, giusto. Dà un'occhiata in questa. Hai idea di chi siano questi farabutti? No, purtroppo no. Mancano solamente 5 ore. Dobbiamo sbrigarci. Bisogna trovare Hiei. Dove si è cacciato? Non lo so. Comunque di una cosa sono sicuro. Dal momento che è in libertà vigilata, come ha ordinato il piccolo Emma, non credo che possa essere andato tanto lontano. Accidentaccio! Se fosse per lui, con il suo terzo occhio, riuscirebbe a trovarsi in un battibaleno. Già, è vero. Certo che siete proprio sconvolti. Aiutatemi! Che cosa? Hanno rapito Yusuke! Proprio così, Altezza Botan ci ha dato la notizia adesso. George, ti sembro così stupido da credere a una fesseria come questa! Ecco, non conosciamo l'identità dei rapitori, non sappiamo quale sia il loro scopo e che riscatto chiederanno. Faresti prima a dirmi cosa sappiamo? Allora, quando è stato rapito era in compagnia di altri umani. Qui c'è scritto che è andato con loro in un posto isolato per fare una rissa. Che cosa? Non vorrei mai che tutta questa storia fosse collegata a quei misteriosi avvenimenti su cui gli ho chiesto di indagare. Allora, adesso che si fa? Dobbiamo dividerci e cercare Hiei. E un po', Botan, non si può chiedere al piccolo Emma di trovarlo? Non può farlo. Devi sapere che gli unici che hanno la possibilità di intervenire nel mondo degli umani sono i detective. L'ho trovato! Attrezzi a energia spirituale! Che roba è? Si mangia? Quando il piccolo Emma ha assegnato a Yusuke la sua prima missione, che era di scovare Hiei, Kurama e mi pare anche un altro demone, ma adesso non mi ricordo come si chiamava. Vabbè, non importa. Dicevo, il piccolo Emma gli ha fatto usare degli attrezzi a energia spirituale, ma si sono rotti subito! Adesso dovrebbero averli aggiustati e se così siamo a cavallo! A me sembra che sia un po' suonata. Dobbiamo affidarci a quegli attrezzi, non possiamo fare altro. Bene, allora vado a prenderli, torno subito. Sì, ci vediamo al parco fra un'ora. Perfetto.
portare tutti gli strumenti? Che diavolo è? Sembra il kit della perfetta spia. Quegli attrezzi possono esserci utili? Sì, ecco, vediamo. Potremmo usare... questo, per esempio, è un rilevatore di demoni. È stato potenziato e ora può segnalare ogni presenza demoniaca. Ma, scusa, come facciamo a sapere se ci indicherà proprio Yei o qualcun altro? Funziona così. Basta inserire qui una parte del demone che si cerca, ad esempio un capello o un'unghia, e il rivelatore ci dirà in un batter d'occhio la sua posizione precisa. Ho capito. E tu per caso hai un suo capello o un'unghia? No, non li ho. Però questi, occhiali chiaroveggenti. Basta metterli sul naso mentre lo cerchiamo e lo troveremo. Abbiamo meno di un'ora. Beh, allora possiamo sempre distruggere tutto con questo potentissimo anello a energia. Accidenti! No, Kuwabara, non toccare, è pericoloso. Invece di perdere tutto questo tempo, non abbiamo qualcosa per metterci in contatto con lui, per chiamarlo? È arrivato lui. Se ci fosse una cosa simile, non pensi che l'avremmo usata subito? Ma certo che c'è. Il fischietto psichico. Con questo aggeggino si può emettere un suono che un essere umano non è in grado di sentire. L'intensità è diversa a seconda dell'energia spirituale di chi lo usa. Perfino io potrei mandare il richiamo a un centinaio di chilometri di distanza. Lo provo e vediamo che cosa succede. Tappatevi le orecchie, è molto rumoroso. Così? Allora vado, pronti? Per la miseria, è tremendo, spacca i timpani! Ah sì? Veramente io non sento un cavolo, ma dici sul serio? Yei, se hai percepito il suono, fatti vivo, ti prego! Ah? Laggiù! Che insetto gigante! Ma che diavolo è successo? Accidenti, che botta ho preso! Eh? Yei, ero straconvinta che ci avresti trovati! Intanto non vi stavo cercando, poi sappiate che l'atterraggio non mi è piaciuto. Quella roba è tremenda. Tieni, leggi questa. Yusuke è stato preso alla sprovvista. Dopo aver vinto il torneo di arti marziali nere, deve essersi montato la testa. A questo punto deve aver capito che qualcuno sarà sempre più forte di lui. Non sei nemmeno un po' curioso? Non vuoi sapere chi può essere così forte da riuscire a catturare uno come Yusuke? No, non sono cose che mi riguardano. Non capisci? Se non vieni con noi e non ci aiuti a liberarlo, potrebbero ammazzarlo. È stato stupido, mi ha deluso. Dopo aver rischiato la vita al torneo, si è fatto rapire fin troppo facilmente. Perché dovrei preoccuparmi per quel babbeo? D'accordo. Ma non sappiamo che poteri abbiano quei tizi che l'hanno preso. Ci hanno informati che tra gli esseri umani sono comparsi degli individui sospetti con poteri malvagi e sconosciuti, e a quanto pare si tratta di gente pericolosa. Mi stai forse dicendo che Yusuke è stato catturato da esseri umani? Ti ricordo che tu tecnicamente sei ancora sulla lista dei ricercati. Mi sembra giusto rinfrescarti la memoria. E allora che c'entra? Se ci aiuterai a liberare Yusuke, ti lascerò andare. E il mondo degli spiriti non ti darà più fastidio, che ne dici? Cosa? Ma stai parlando sul serio? Hai un'idea migliore? Il tempo sta per scadere. Allora, cosa rispondi? Mi concedi un'amnistia vera e propria. Va bene, sì, affare fatto. Perfetto, allora andiamo. Sì. Che posto? Fa paura. Botan, tu aspettaci qui. Non sappiamo cosa ci può essere là dentro. E invece vengo con voi. Tu non puoi usare l'energia spirituale, quindi se dovessero servire gli attrezzi, sono l'unica che può maneggiarli. Sì, hai ragione, però sta molto attenta. Perché ti sei fermato così di colpo?